Eccoci pronti con Market Star, il nostro aggiornamento mensile in compagnia degli analisti di Morningstar Italy. E saluto, torna con noi Sara Silano. Sara, bentrovata. Bentrovati a tutti voi e buongiorno a tutti. Oh, allora, insieme cercheremo di fare il punto su questi ultimi mesi, anche ripartendo, se è possibile, dall'estate, perché partiamo da qui, partiamo con la view dei mercati in generale, di quello che è successo, market view, no? In generale, la chiusura del terzo trimestre, partiamo da qui e cerchiamo di, facendo dei passi indietro, capire come si sono comportati i mercati proprio durante l'estate, quindi per arrivare poi a oggi, a ottobre. In generale il terzo trimestre è stato positivo sui mercati azionari. L'indice Morningstar Global Markets ha guadagnato circa il 3%, quello statunitense ha fatto ancora meglio, oltre il 4%, questi dati sono in euro, e l'indice azionario Europa invece è stato forse quello più arretrato, perché ha appena superato lo 0,1%. Segno più anche per le borse emergenti, questo è un dato interessante, mentre altro dato purtroppo in controcorrente è quello dell'Italia, dell'istituto italiano, che ha chiuso il trimestre in negativo. Da inizio anno, bisogna dirlo, tutti i principali indici geografici restano in rosso, non abbiamo ancora superato lo shock di marzo e quindi le conseguenze dello scoppio dell'epidemia di coronavirus. In particolare l'Europa è più indietro rispetto agli altri mercati e in effetti è anche considerata un'area dove ci sono delle importanti sottovalutazioni dei titoli, mentre negli Stati Uniti, proprio perché hanno corso di più, le valutazioni soprattutto sulle società a larga capitalizzazione sono più ampie. I risultati vanno letti nel contesto economico e finanziario degli ultimi mesi, un contesto che ancora oggi ci porta degli aggiornamenti. Ci sono stati segnali di ripresa economica, c'è però anche una situazione ancora di incertezza, sia legata alla nuova diffusione, alla crescita di casi di contagi, ma anche, e forse sono più le questioni di questi giorni, da questioni geopolitiche. Le elezioni presidenziali americane e tutto quello che stiamo sentendo in questi giorni, e anche Brexit. Quindi teniamo in considerazione che siamo entrati in un autunno dove gli elementi criticità e gli elementi da tenere sotto osservazione sono diversi, non solo la questione Covid-19, ma anche le questioni politiche. Diciamo che, Sara, abbiamo sempre messo in guardia rispetto a questo, nel senso che, insomma, coronavirus è sempre in primo piano, però sapevamo che temi come le presidenziali, comunque Trump, e anche tutto quello che ruota intorno alle trattative commerciali dell'America con altri paesi, la Cina, eccetera, e la Brexit sarebbero poi riaffiorate, no? Quindi comunque avrebbero inevitabilmente appesantito anche la situazione, quindi il clima già purtroppo un po' pesantuccio per colpa del coronavirus. Sempre rimanendo su questo trimestre che si è appena chiuso, parliamo dei fondi. Quali sono state le migliori categorie? Possiamo fare un primo bilancio? È interessante notare come tra i migliori per rendimento nel trimestre troviamo i fondi specializzati sui titoli delle energie alternative, quindi un tema che dobbiamo leggere probabilmente non solo in un'ottica strettamente di mercato, ma anche di tutto ciò che sta cambiando nel mondo e soprattutto in Europa in relazione alla transizione verso economie meno inquinanti. È un dato interessante il fatto che in effetti gli energetici tradizionali, quindi fondi specializzati, diciamo, più su compagnie petrolifere, eccetera, sono stati per contro tra i peggiori nel trimestre. Poi vediamo anche interessanti tra i migliori fondi nel trimestre i mercati finanziari del Nord Europa, dove in pratica possiamo vedere forse una gestione molto attenta dell'epidemia, ma anche dei dati fondamentali delle aziende, soprattutto nel settore finanziario, migliori. E poi dobbiamo dire che c'è, e questo è anche interessante, un buon andamento delle azioni di classe A cinese, dei fondi che investono quindi nelle azioni delle borse domestiche, Shanghai e Shenzhen della Cina.
In questo caso sicuramente il dato va letto con il fatto che comunque la Cina è stata la prima ad essere colpita, quella dove è partita tutta l'epidemia, ma dopo il lockdown si è ripresa e la vita sta tornando alla normalità. Teniamo anche conto che in Cina oggi assistiamo a degli importanti cambiamenti, anche qua andiamo oltre il discorso coronavirus, ma guardiamo alla crescita dei consumi domestici e di prodotti locali, quindi probabilmente su questi temi in futuro vedremo un driver importante della crescita. Invece, visto che abbiamo citato anche più paesi, sarebbe interessante capire, Sara, come sono comportati i fondi che investono nelle principali aree geografiche. Tra le principali aree geografiche c'è chiaramente l'Europa. In Europa, diciamo che i fondi che si sono comportati meglio sono stati quelli sui titoli delle società media piccola capitalizzazione, che hanno messo a segno rialzi intorno all'8%. Interessante questo dato, quindi non le società a larga capitalizzazione, ma soprattutto le società small cap. Poi, se guardiamo all'orientamento, dei titoli, vediamo ancora una volta che gli strumenti orientati alla crescita, i cosiddetti titoli grow, sono andati meglio dei titoli value ed è un trend che oramai dura da molto tempo. Vediamo una situazione analoga anche a livello internazionale e a livello statunitense, nonostante la correzione dei titoli tecnologici a settembre, comunque la borsa statunitense ancora una volta lo stile grow è stato tra i top performer. Chiaramente se ci concentriamo sull'Europa, e l'abbiamo già detto, tra i temi che hanno più penalizzato i titoli orientati al valore, quelli value, sicuramente il settore petrolifero e il settore finanziario, che appunto ancora ci fanno sentire di essere in difficoltà relativamente proprio alle quotazioni. Però la vera domanda tra value e grow è se e quando vedremo forse chiudersi questo gap. E questa è una discussione che a livello internazionale tra investitori è sicuramente molto accesa, quindi ne parleremo ancora. Ah, ecco, infatti, sto dicendo, quindi non possiamo ancora rispondere a questo, no? Diciamo che la vera domanda rimane in sospeso, dobbiamo necessariamente riaggiornarci. Invece, ecco, non so se si può rispondere sui fondi a reddito fisso, cioè stessa cosa, come sono andati, come si sono comportati, insomma, c'è stata attenzione verso questi. Tra i fondi obbligazionari che hanno come valuta di riferimento l'euro, i migliori nel terzo trimestre sono stati quelli specializzati su obbligazioni a lungo termine, high yield corporate bond, quindi stiamo parlando di strumenti obbligazionari che implicano e includono una maggior rischiosità, mentre i comparti comunque con focus sui titoli governativi hanno comunque chiuso il trimestre in positivo, ma con un rialzo di poco superiore all'1%. Sono negative invece le performance in euro del reddito fisso in dollari, ma qui teniamo conto che è un dato effettivamente che nel trimestre dobbiamo considerare, ossia il rapporto di cambio tra euro e dollaro e quindi l'indebolimento del dollaro. Di fatto è chiaro che se guardiamo ai titoli governativi, quelli considerati sicuri, quindi statunitensi o tedeschi, scontano oggi appieno la recessione e quindi hanno un potenziale di protezione dalla volatilità delle attività di rischio limitato. I titoli tedeschi hanno anche flussi cedolari negativi, quindi è per questo che gli investitori stanno cercando in qualche modo del valore in titoli che hanno un po' più di rischiosità. D'accordo, allora, visto che abbiamo richiamato l'attenzione l'estate, insomma, l'estate è passata, però insomma, giustamente dovevamo fare anche un ricap da questo punto di vista. Se guardiamo proprio ai flussi di investimento verso i fondi, che è stata appunto questa prima parte della nostra trasmissione, che cosa possiamo dire? Cosa ci ha lasciato in eredità l'estate? Sì, la raccolta sembra indicare che a livello europeo gli investitori sono più cauti, soprattutto questo l'abbiamo visto ad agosto. I flussi sono stati positivi ma più contenuti rispetto ai mesi precedenti che avevano visto comunque una ripresa dopo lo shock da coronavirus. Diciamo che tra i temi chiave sono sicuramente il ridimensionamento della raccolta dei fondi obbligazionari che però veramente avevano avuto flussi di capitali ingenti nei mesi scorsi.
costi, la diminuzione della domanda di fondi azionari nel settore tecnologia, e questo è interessante perché poi il settore in effetti ha ritracciato a settembre, e sarà interessante vedere i dati di settembre su questi fondi, un timido ritorno agli alternativi, cioè a quei fondi che adottano delle strategie simili agli hedge fund, ma che sono nell'ambito della normativa UCITS. Ecco, qui questo ritorno è interessante perché non vedevamo segnali di questo tipo da molto tempo. E infine, l'ultimo elemento interessante, i riscatti sugli strumenti specializzati sull'oro, per la prima volta da novembre 2019. Probabilmente qui dobbiamo andare a vedere la forza dell'euro come uno dei motivi per cui gli investitori europei hanno in qualche modo ridotto la domanda di metallo giallo, che è considerato tradizionalmente un bene rifugio. Ecco Sara, sempre riferendoci all'estate, al mese di agosto, mettendo in relazione anche quello che è accaduto con la parola ripresa, sai che è un periodo in cui quando sentiamo parlare di ripresa, insomma, quantomeno gli animi si scaldano leggermente perché navighiamo tutti a vista, però pare ci sia stata proprio una diciamo timida ripresa, dai, per evitare di essere troppo troppo ottimisti prima che diciamo, prima che delle questioni vadano a consolidarsi, timida ripresa dei flussi verso i fondi con focus sui mercati emergenti. Con te noi ne parliamo sempre, no? È un tema sempre all'attenzione. Potremmo parlare di inversione di tendenza rispetto a quello che è accaduto invece nei mesi precedenti a questo punto? Il tema degli emergenti e del motivo per cui ne abbiamo spesso parlato è il fatto che comunque sono stati molto popolari negli anni scorsi tra gli investitori in fondi, però quest'anno è apparso sin da subito diverso, non è stato un tema in cima alle preferenze degli investitori. Però ecco, dopo mesi di riscatti ad agosto abbiamo visto tornare delle sottoscrizioni, anche se in modo molto contenuto, nei fondi azionari specializzati sui mercati emergenti. Stesso discorso per il mercato obbligazionario, più popolare negli anni scorsi, meno popolare quest'anno, ma che in qualche modo ha risposto ad agosto in modo migliore. È presto per dire se stiamo parlando di una decisa inversione di tendenza. Probabilmente il 2020 sarà diverso rispetto al triennio precedente, dove appunto c'era stata una preferenza verso questi mercati. Bisogna dirlo, il Covid-19 ha colpito anche i mercati emergenti, li ha colpiti in modo diverso rispetto probabilmente ai mercati sviluppati e anche in modo diverso tra di loro. Pensiamo alla Cina, ne abbiamo già parlato prima, fulcro originario del virus, ma poi che si è ripresa. Altri stati come Brasile e Russia hanno dovuto affrontare anche altri problemi come la volatilità delle materie prime e soprattutto del petrolio. I governi, le banche centrali di tutto il mondo hanno, è vero, varato massicce misure per evitare una recessione globale, però soprattutto su questa fascia la cautela è d'obbligo. Ricordiamo anche che questi paesi sono anche influenzati dalle politiche monetarie della Federal Reserve, cioè della Banca Certo, Centrale Americana. certamente. E se dovessimo dire che cosa ha mosso i listini emergenti proprio dall'inizio dell'anno? Se guardiamo ai settori, è interessante vedere come c'è una differenza di pesi settoriali che hanno poi portato agli risultati che abbiamo visto. Innanzitutto è stato penalizzante il forte sovrappeso del settore finanziario, perché comunque, come nel resto del mondo, il settore finanziario ha subito fortemente i contraccolpi della situazione attuale. L'altro settore invece è quello farmaceutico, che è poco rappresentato nei listini emergenti e invece ha avuto una forte performance. Quindi non avere poco settore farmaceutico è stato un altro deterrente rispetto a un risultato dei listini globali nel loro complesso. E infine il terzo fattore che ha pesato sul risultato degli mercati emergenti è stato probabilmente il peso degli energetici, proprio per quello Certo. che abbiamo visto sui prezzi del petrolio. Certo, allora Sara, io direi la seconda parte della trasmissione di oggi, della puntata di oggi,
La dedicherei, insomma, tu sei d'accordo con me sicuramente perché è un tema che spesso affrontiamo all'educazione finanziaria, ma ancora di più perché? Perché ottobre è il mese dell'educazione finanziaria e peraltro in questo mese di ottobre del 2020 si parla molto di scelte finanziarie legate al Covid-19, no? È chiaro che ancora di più è importantissimo accendere i riflettori sui movimenti che tutti noi facciamo a livello finanziario e il motivo è presto detto, ma lo sappiamo, cioè sono mesi che lo ripetiamo. Morningstar ha anche, come dire, catturato l'attenzione su un aspetto molto interessante. L'educazione finanziaria è insegnata ai bambini. Si parte proprio da lì, insomma, mi verrebbe da dire, no? Per poi estenderla a tutti quanti. Assolutamente, è importante il mese dell'educazione finanziaria e quindi ancora più importante parlare di educazione finanziaria, un tema che noi trattiamo spesso perché deve essere veramente tutti i giorni dell'anno, è importante parlarne. E parlare con i bambini di educazione finanziaria può sembrare un po' un tema tabù, per molte persone è difficile, perché magari si sono compiuti degli errori in passato oppure perché mancano le competenze, però è importante parlarne ed è importante per far sì che poi i bambini, i ragazzi e quindi i futuri adulti escano di casa con delle adeguate competenze e quindi non compiano magari a loro volta degli errori che sono stati compiuti dai genitori. Secondo gli esperti di scienze comportamentali di Morningstar, è importante comunque cominciare anche il prima possibile, per evitare che siano loro ad avvicinarsi in modo sbagliato. Si deve cominciare chiaramente con dei concetti facili che vanno semplificati al massimo, ripetuti nel tempo, associati magari a delle immagini che colpiscono la mente del bambino. Ad esempio, un interessante esempio è quello dei supereroi, quindi l'idea del supereroe che colpisce l'immaginario di un bambino può essere un'idea dei super soldi, che significa l'importanza di risparmiare per far sì che questi soldi poi uno se li ritrovi e che magari crescano nel tempo. Quindi questi sono degli esempi molto semplici, ma degli esempi efficaci per cominciare a parlarne. Un'altra Certo. idea è quella, chiudendo, ad esempio, se il bambino vuole qualcosa, magari dargli un budget, provare a vedere, vedi tu quanto costa, le offerte migliori, eccetera. Cioè, porlo già nella condizione comunque di gestire i suoi risparmi. Insomma, responsabilizzarli, fin da ovviamente con una conoscenza alla base, no? Non dare in mano dei soldi a dei bambini senza conoscere quali sono anche le attenzioni da porre. Ottimo, questo è molto molto interessante. Mi piacerebbe poi approfondirlo magari con te anche in altre situazioni o occasioni. E anche perché in generale sappiamo che tutti che è importante risparmiare, però è più difficile capire quanto risparmiare, cioè come stabilire quanto risparmiare. Non c'è una regola che vale per tutti, per cui dimentichiamoci la ricetta magica. L'importo che metteremo da parte dipende da diversi fattori: per cosa risparmiamo, per la casa, per la pensione, per altro, quanto presto potremmo avere bisogno di quei soldi che mettiamo da parte e quanto possiamo permetterci di risparmiare. Diciamo che una regola che gli americani utilizzano è quella del 50-30-20, che significa 50% delle proprie risorse destinato a necessità di base, generi alimentari, bollette, affitto, mutuo, 30% per i cosiddetti desideri, le cose che ci rendono felici, diciamo l'acquisto di un nuovo vestito, mangiare al ristorante e così via, e il 20% per il nostro risparmio, perché questo è il denaro che può essere investito poi per la pensione o messo da parte. Se non c'è questa disponibilità, però è comunque importante darsi degli obiettivi per mettere qualcosa da parte, perché prima si comincia, poi meglio, soprattutto in un'ottica di pensione, si ha la probabilità poi di raggiungere quel benessere Eh sì, ecco, finanziario che è fondamentale. visto che poi il tema pensione in Italia è sempre molto molto astratto, nel senso in termini di sicurezza e di certezza, no? Quindi magari possiamo metterci noi un tesoretto nell'angolino. Allora, Sara, per concludere, il 2020, mancano 2 mesi alla fine di quest'anno che ha messo a dura prova tutti quanti, quindi gli investitori sicuramente in primo piano. Quando è giusto, chiudiamo con questa domanda oggi, quando è giusto vendere un titolo, un fondo alla luce di quello che è accaduto quest'anno, alla luce del panorama attuale?
Diciamo che sapere quando vendere un titolo o un fondo distingue un dilettante da un professionista, e forse spesso neanche il professionista trova il momento adatto, però sicuramente è una decisione difficile. Alcuni elementi che possono aiutare, diciamo, il primo è un cambiamento dei fondamentali del titolo, quindi andare ad analizzare magari il perché un titolo, ad esempio, ha rendimenti fortemente negativi, prima andava bene, poi dopo. E questo può essere un primo campanello d'allarme, non è detto che porti a vendere, però può essere un campanello d'allarme. La strategia di investimento del fondo è cambiata e quindi non risponde più alle mie esigenze, in questo caso perché io devo tenere in portafoglio un fondo che non risponde più alle mie esigenze, questo può essere un motivo per vendere, oppure è cambiato proprio il team, sono cambiate delle situazioni per cui non mi ritrovo più in quel fondo che avevo acquistato. L'investimento è deludente, ma su un orizzonte temporale congruo, se ci facciamo impressionare dal rendimento dei mesi di marzo, ad esempio di quest'anno, siamo sulla strada sbagliata, guardiamo le caratteristiche di questo fondo e quindi non ci facciamo prendere dalle emozioni troppo presto. E infine, l'investimento è salito molto ed è forse giusto che io ne prenda profitto, quindi questo può essere sicuramente un aspetto gratificante della decisione di vendere un fondo. Ottimo, a proposito di educazione finanziaria, vedi, ci siamo allineate anche noi con Market Star al mese dell'educazione finanziaria, abbiamo cominciato a dare qualche consiglio, insomma, poi è sempre relativo, però è importante cominciare a pensarci, mettiamo così, questo è il consiglio che è sopra tutti, no? E che possiamo dare anche noi tranquillamente. Grazie a Sara Silano, che ritroviamo, come ben sapete, ogni mese con Market Star sulle fonti TV e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata, grazie alla collaborazione con Morningstar Italy. Tra poco torniamo su Trump, sulla notizia shock che ha sconvolto i mercati con noi Alan Friedman.